stavo facendo i complimenti al presidente Occhiuto per questa splendida intuizione che poi si è tradotta in qualcosa di assolutamente innovativo. Stavo condividendo insieme al presidente che forse in Europa non c'è un'analoga organizzazione per il governo del territorio. L'intuizione di mettere all'interno di questa sala operativa la presenza dei carabinieri del CUFA, quindi carabinieri forestali, è stata sicuramente un'iniziativa molto, come dire, giusta per governare il fenomeno, ovviamente, degli incendi che dal punto di vista della protezione civile sono ovviamente una piaga. Basta pensare semplicemente a ciò che è accaduto a Roma 2 o 3 settimane fa o qualche tempo prima in Regione Basilicata, dove abbiamo contato purtroppo anche delle perdite tra gli operatori dei vigili del fuoco. Questo è un governo virtuoso. Mi sono fatto dare dei dati, è stata registrata una riduzione negli ultimi 2 anni e mezzo di circa l'80% delle azioni sconsiderate diciamo così, di mala gestione del territorio. E quindi è ovvio che se un territorio e chi lo governa riesce a ridurre una azione criminale in questa direzione, ha vinto. Ora bisogna fare in modo che ciò continui. E soprattutto che ciò inizi a diventare magari un modello esportabile per fare in modo che poi in questo la Calabria riesca ad avere come dire, una primazia di condivisione, perché poi alla fine la cosa bella è che se l'esperienza dell'uno viene messa a disposizione di tutti, poi diventa patrimonio della comunità. Quindi come protezione civile pensate di poter fare tesoro di questa cosa, di portarla anche a livello nazionale? In realtà dicevo al Presidente Occhiuto di portarla anche a livello europeo, quindi la risposta è sì. Sì, è evidente che, come ho detto in più di un'occasione, non si possono cancellare gli incendi perché non si può cancellare la stupidità di chi incendia i boschi, però quella sperimentata e ormai consolidata in Calabria è una buona pratica che siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione della Protezione Civile Nazionale. Ha suscitato interesse anche in Europa. Io sono particolarmente orgoglioso di poter dire che la Calabria dimostra in questo modo di essere capace di buone pratiche che vengano poi imitate. Davvero i miei complimenti a tutta la squadra che ha reso possibile questi risultati, ai dirigenti, al personale regionale che si è impegnato su questa attività e che si sta impegnando quotidianamente su questa attività, ai carabinieri, quindi ai carabinieri forestali. Grazie anche al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Oggi siamo contenti di avere qui il nuovo capo della Protezione Civile. Abbiamo parlato di questo, ma anche di tanti altri dossier che riguardano la Protezione Civile regionale. Sono convinto che ci sarà un rapporto di proficua collaborazione perché conosco l'esperienza, le competenze del nuovo capo della Protezione Civile e credo che il governo abbia scelto il meglio possibile. Quale potrebbe essere un altro ambito, Presidente, che lei ha chiesto e ha discusso? Beh, stiamo sperimentando per esempio delle azioni di supporto ai comuni per la redazione dei piani di protezione civile comunale. Abbiamo previsto anche delle risorse per i comuni affinché si possano dotare di questi piani. Stiamo cercando di realizzare in questo modo un'azione che è di vicariato, insomma, dei comuni, ma anche, come diceva giustamente il capo della Protezione Civile in una riunione che abbiamo avuto poco fa, di proficua sussidiarietà verticale. Ecco, anche questa esperienza credo che sia un'esperienza che può essere approfondita insieme al Dipartimento nazionale, ma ci sono anche altri ambiti che stiamo approfondendo, non solo col Dipartimento nazionale. Come sapete, abbiamo fatto recentemente anche un protocollo con l'Agenzia Spaziale.
Stiamo lavorando con l'Università della Calabria. Io, un mio pallino è quello di trovare il modo di verificare tutti i comportamenti illeciti che non sono visibili. A volte si tratta di, penso alla depurazione, di condotte abusive interrate a 5-6 metri sotto il terreno. Allora stiamo verificando la possibilità di avere anche delle tecnologie che ci consentano di fare un monitoraggio più puntuale del territorio per governarlo ai fini di fare dell'ambiente davvero la risorsa di sviluppo che deve essere per la Calabria. L'Università d'Estate sull'Intelligence di Soveria Mannelli si sta ritagliando uno spazio culturale di grande significato, affiancandosi ai percorsi di master, ai corsi di studio, alle pubblicazioni, ai premi che riguardano le tesi sull'argomento. L'Università d'Estate sull'Intelligence è un'occasione per riflettere senza rete su un tema di grande importanza che serve a caratterizzare la modernità. Mai come oggi si sta parlando di intelligence sui quotidiani, nei telegiornali, per cercare di capire la complessità della realtà. Oggi l'intelligence non è un luogo oscuro dello Stato, ma uno strumento fondamentale per difendere la democrazia. Di questo e di altro parleremo a Soveria Mannelli dal 12 al 14 settembre con relatori istituzionali e con esponenti del mondo culturale e dell'informazione del nostro paese. Lo faremo con Paolo Messa, fondatore di Formiche, con Emilio Carelli, direttore dell'Espresso, con Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, con Stefano Mannino, che è il presidente del CASD, con Maria Latella, che è una giornalista importante, con Giuseppe Cossiga, presidente dell'AIAD, l'associazione che raggruppa le armi, società che producono armi nel nostro paese, con Luciano Carta, che è stato il direttore dell'AISE e il presidente di Leonardo. E quindi affronteremo temi di grande significato che servono per approfondire il dibattito pubblico nel nostro paese. A luglio, rispetto al mese precedente, crescono gli occupati e diminuiscono i disoccupati, e quanto rileva l'Istat. L'occupazione aumenta dello 0,2% per le donne, gli autonomi e in tutte le classi d'età, ad eccezione dei 25-34 anni, per i quali cala. Il numero di occupati supera di 9.000 unità la soglia dei 24 milioni. La crescita è sintesi dell'aumento tra gli autonomi, che superano i 5 milioni, e della diminuzione dei dipendenti, sia permanenti sia a termine. Il tasso di occupazione sale al 62,3%. Il numero di persone in cerca di lavoro si riduce in tutte le classi d'età. Il tasso di disoccupazione scende ai minimi dal 2008, ovvero al 6,5%, quello giovanile al 20,8%. Il numero di inattivi aumenta tra gli uomini, le donne e i 25-49 anni, diminuisce invece tra i 15-24 anni e gli ultra-cinquantenni. Il tasso di inattività sale al 33%. Anche confrontando il trimestre maggio-luglio 2024 con quello precedente, si osserva un incremento del numero di occupati. La crescita dell'occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro e all'aumento degli inattivi. Il 45% degli italiani, circa 27 milioni di cittadini, non si è concesso una vacanza tra giugno e settembre, è quanto rileva il Codacons. Nel 2019 la percentuale di chi rinunciava alle vacanze estive si attestava al 39%, oggi è cresciuta di 6 punti. Alla base di tale trend negativo il caro prezzi, che ha colpito il comparto turistico. Più di un cittadino su due, il 55% di chi non parte, motiva tale decisione con l'impossibilità di affrontare le spese legate ad una vacanza. Ed effettivamente, a parità di notti fuori casa e di beni e servizi acquistati, la spesa pro capite di chi va in vacanza tra giugno e settembre è passata da una media di 950 euro del 2019 ai circa 1.200 euro del 2024, con un incremento di circa 250 euro a persona. I pacchetti vacanza nazionali hanno fatto registrare su base annua un rincaro del 37% ad agosto, in crescita anche le tariffe di campeggi e villaggi vacanze, i listini di stabilimenti balneari e piscine,
mentre per cenare al ristorante si è speso quest'estate in media il 3% in più rispetto allo scorso anno. Performance negativa in Europa per le autovetture elettriche e mercato fermo negli Stati Uniti d'America, con la sola Cina che cresce ma a un ritmo non stabile. Il tasso di penetrazione delle vetture a batteria nei paesi europei, dopo aver raggiunto il più 9% ad agosto del 2023, è poi crollato fino a sfiorare il meno 6% a dicembre. È quanto rileva il centro studi di un'impresa. Solo i cinesi sono rimasti in una situazione positiva con il tasso di penetrazione al 2%, mentre le immatricolazioni americane sono sostanzialmente ferme. L'Europa si allontana dalle auto elettriche, il tasso di penetrazione negli Stati Uniti si è ormai appiattito, mentre in Cina l'andamento è in controtendenza ma instabile, con un positivo più 2% a maggio, anche se si tratta di un valore più basso rispetto ai dati di inizio dello scorso anno. Negli Stati Uniti il tasso di penetrazione, nel periodo che va da gennaio 2023 a maggio 2024, è partito dal 2% per poi calare all'1% di giugno. A una lieve risalita nei mesi successivi, fino al 2% circa, è seguita una progressiva stabilizzazione a quota zero, una situazione critica che si è assestata nel corso del 2024, per finire però in territorio negativo a maggio scorso. In controtendenza ai dati finali della Cina, anche se pure il dragone assiste a un rallentamento nella corsa della penetrazione delle elettriche. Se a gennaio del 2023 il mercato delle vetture a batteria per i cinesi era in territorio positivo per oltre il 3%, alla fine del periodo osservato, maggio 2024, il dato è risultato in calo al più 2%. Beatitudine, grazie per questa intervista che lei ci ha concesso alla fine di un periodo in Italia dove ha avuto modo di partecipare al meeting di Rimini, di incontrare diverse diocesi del sud Italia e oggi infine il Santo Padre. Cosa vi ha detto il Santo Padre in questa riunione di tutti i vescovi latini presenti nei paesi arabi? Beh, è stato un incontro che tra l'altro si è prolungato più del previsto, oltre quasi un'ora, e dove si è fatto un po' l'analisi della situazione dei nostri vari paesi, che sono tutti piuttosto martoriati dallo Yemen, l'Iraq, la Siria, il Libano, la Terra Santa, la Somalia e così via, insomma, tutti paesi piuttosto sofferenti per tante ragioni. E poi anche cercare di capire come la Chiesa può vivere dentro queste situazioni, cosa può fare, e coordinamento tra di noi e cose di questo genere. Durante il meeting di Rimini lei ha esposto in modo realista, come è solito fare con la concretezza che la caratterizza, la situazione a Gaza, mettendo sul tavolo il numero dei feriti, dei morti, la situazione igienico-sanitaria disastrosa. Si ha come l'impressione che questo stallo, questa situazione di stallo si debba ad una volontà da parte degli attori dei negoziati, è come se si stesse spingendo verso l'escalation come unico esito possibile. E qual è la sua impressione? Cosa pensa lei di questo? Ma non so se davvero non vogliono arrivare a un accordo. Credo che prioritario sia che ciascuno ha una sua visione della situazione e delle prospettive e non vuole cedere e non concede nulla, quindi c'è un desiderio di finire, penso da parte di entrambi, di finire questa guerra, ma ciascuno ha le proprie condizioni. Quindi è molto difficile, se non ci sarà una forte imposizione esterna, sarà molto difficile che le due parti si incontrino. Sì. Le popolazioni cominciano ad avvertire con pesantezza gli incastri geopolitici che comunque si vanno formando e riflettono un processo che possiamo leggere come questo diventare compatte, unitaria di quella terza guerra mondiale a pezzi di cui il Papa parla dall'inizio del suo pontificato praticamente, o quasi comunque in modo piuttosto continuo dal conflitto in Siria in avanti. Si ha come l'impressione che la classe dirigente di mezzo mondo esprima incompetenza e irresponsabilità. Le popolazioni
naturalmente vivono questo con un sentimento di impotenza e di sopraffazione. È chiaro che i meccanismi delle nostre democrazie sono in crisi, ma rispetto a questa realtà storica, cosa dice la Chiesa? Quale parola profetica può pronunciare? Come ho avuto modo di dire già più volte, siamo in un periodo in cui vari organismi politici, sia locali che internazionali, multilaterali, le comunità internazionali e così via, mostrano il loro affanno e la loro crisi. Ecco. E questo si vede, le conseguenze di questo si vedono sul territorio, come in tanti modi, in tante difficoltà. La Chiesa non deve entrare troppo dentro queste dinamiche e preoccuparsi di questo. Il compito della Chiesa non è quello di salvare gli organismi o di sostituirsi a questi organismi. Il compito della Chiesa è di essere radicata nel territorio ed essere per la popolazione, innanzitutto la propria comunità cristiana, ma non solo, punto di riferimento sereno, libero, costruttivo, di accoglienza, dove tutto quello che manca, l'umanità, l'aiuto umanitario, il supporto, l'amicizia, la fraternità sono espressione concreta. Essere non la speranza finale, ma una speranza concreta radicata nel territorio. Fin dall'inizio del conflitto lei ci ha invitato ad avere uno sguardo sulla storia e sui fatti che non si appattisce sulla cronaca, ma invece illuminato dalla redenzione, dalla presenza di Gesù Cristo risorto nella storia, e quindi uno sguardo da redenti, da salvati in Gesù Cristo. Questa è una consolazione soprattutto per i cristiani, ma è anche una provocazione, una sfida che lei lancia senza paura a chi magari non ha un orizzonte trascendente, a chi non è cristiano. Ecco, al meeting di Rimini lei ha usato un'espressione molto bella e molto profonda, paolina, un invito a testimoniare nei modi e nei tempi opportuni. Quali sono per lei i modi e i tempi opportuni in una società secolarizzata, anche vuota di speranza, forse, come quella dell'Europa, e poi una società come il Medio Oriente dove viviamo? Non so se io conosco i tempi e i modi in maniera totale e completa. Credo che si tratti semplicemente di non fare troppe riflessioni a priori o a posteriori, che so io, su quali siano i tempi, quali siano i modi, ma stare dentro la realtà, ascoltando la realtà, ma senza lasciarsi soverchiare dalla realtà, che molto spesso è dura, ma portando nella realtà la propria esperienza di salvezza e di redenzione. Questo deve essere. Poi le modalità cambiano da luogo a luogo, naturalmente, dipende dalle persone nelle quali ci si trova, le culture nelle quali ci si trova, ecco, la incarnazione reale e concreta cambia continuamente. L'importante è che non si presuma di saperlo a priori, ma che nasca dall'incontro tra la realtà che è fuori da te, che ti circonda, e la realtà che invece ha conquistato il tuo cuore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole tutti quelli che avevano infermi e affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato», e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
Gesù ridona la vita per il servizio. Dopo aver partecipato alla celebrazione del sabato nella sinagoga, Gesù entra in casa di Pietro e guarisce sua suocera. Recuperata la salute e la dignità, questa si mette al servizio della gente. Gesù non solo guarisce, ma guarisce in modo tale che la persona si mette al servizio della vita. Gesù accoglie e guarisce gli emarginati e i posseduti che la gente gli porta. Malati e posseduti erano le persone più emarginate in quell'epoca. Erano alla mercé della carità pubblica. Inoltre la religione le considerava impure. Loro non potevano prendere parte alla comunità. Erano come se Dio le rifiutasse e le escludesse. Gesù invece li accoglie, imponendo le mani su ciascuna. Così è chiaro in cosa consiste la buona notizia di Dio e ciò che vuole fare nella vita delle persone: accogliere gli emarginati, gli esclusi ed integrarli nella convivenza. Buona e santa giornata a tutti.